アレグレゲーマーの新しいフォロワragazzi, siamo qui con questa nuova musichetta che ci ha dato, guardate com'è bella, ci ha dato il nostro amico Manuel, nuovo membro del gruppo Push Button. Un saluto da Alessandro, ben ritrovati a tutti. Oggi grazie al codice che ci ha dato Activision, un po' il microfono. Intanto ditemi se la musica in sottofondo è troppo potente. Io in cuffia ce l'ho e mi sto gasando. La teniamo ancora un po', poi dopo. Ciao Gennaro. Ciao Greg. Sì, è proprio bella questa musichetta. Complimenti a Manuel. Allora, dicevamo, it's about time, è quasi ora, bisogna provare questa demo di Crash. Ringrazio Isma e Activision per il codice. E che dire, bando alle ciance, cambiamo screen e voilà. I buy pre-order digital demo not available yet. Why? This is Activision code that we got from Activision directly. So they give it to us to try the demo. So you're probably gonna get it once they're gonna release it to the public. Ciao Manu! Ciao Robetta! Sarai tu Robetta! Mamma mia, fighissima la song! Ditemi se è troppo alta però, se no la abbasso un pelo. Perché io non riesco a capirlo. Qua mi sembra a metà livello, sembra ok. Ma come carica? Qua si salta con Crash a ritmo di musica. Allora, l'abbasso piano piano, perché... Sì, ok, troppo up, allora abbassiamo un po', il tecnico del suono ha detto di scendere, abbassiamo, lanciamo il gioco e piano piano la toglieremo del tutto, anche se ci potrebbe fare compagnia. Guardatelo qui, Crash, come è colorato, delicatamente, guardate com'è, spacchiamo tutto. Ed ecco Activision che prende il posto della musichetta. Bam! Grande Crash! Toys for Bob.
Sì, è carino quell'effetto. Se vuoi te lo passo, è un piccolo file video. Shanghai Star Studio Unreal Engine. Eh sì, speriamo proprio. Dai, c'è un po' di... Allora, abbiamo messo tutto in italiano. Quindi premiamo il nostro tasto X per iniziare. C'è un accordo da accettare. Lo accettiamo, lo accettiamo. Madò. Ok, sì, sto leggendo. Sto leggendo. Mi è partita la vista a vedere tutte queste scritte, ma... che è un po' lunghina qua la storia. Vabbè, ragazzi, voi l'avete letto, vero? Ah, ce n'è pure un altro. La privacy, bla 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 bla. Si sono superati, non ho mai visto una cosa così lunga. Allora, abbiamo tre opzioni: un naufragio, capita a tutti, scatto del dinosauro, isolati dalla neve. Stile di gioco, quadrato, cosa succede? Retro moderna. Retro moderna, cosa proviamo? Proviamo la moderna prima, partiamo con la prima opzione, isolati dalla neve, e poi faremo un test delle altre cose. Tra l'altro, ragazzi, ho appena finito The Last of Us 2. Lo dico così. Ho finito ieri. Un po' in ritardo, però. Che gioco, ragazzi. Vabbè, stiamo su Crash. Stile grafico c'è, mi gusta. Molto. Esiliandomi nel passato, mi hai solo Doppiato, concesso più tempo giustamente. per progettare la tua fine. Ti aspetto sulla montagna, ma non congelare per strada. Wow, Ok, adesso resisterai con il livello. coltello. Quante volte l'hai già battuto questo buffone? Tre. Ah sì, solo tre? Strano, avrei detto di più. Infatti. Allora, a livello della neve, grafica perfetta per Crash. Anzi, oltre le mie aspettative. Ciao Jordan, ciao, piacere, sono Alessandro, benvenuto sul canale. Questo qui di Twitch che tu vedi è il mio canale, Allegre Gamer, ma sto facendo la diretta per Push Button, che è un nuovo sito di videogiochi. Ci puoi trovare sulla pagina Facebook dove siamo in diretta anche lì ora. Push Button, te lo scrivo nel caso tu sia interessato, altrimenti piacere. Figata che vedete tre. Esatto. Ha menzionato quei. Ah, allora c'è un minimo di. Allora, la prima cosa che ho notato, non so perché volevo ruotare la telecamera, c'è un minimo di manovrabilità. Forse questo fa parte della cosa moderna. I controlli sono perfetti. Si può camminare piano piano, vediamo il salto. Salto con l'indicatore di dove cadi, questo forse aiuterà. Classica piroetta di striscia col cerchio e con R1. Con R2 richiamiamo i livelli. Non c'è la camminata lenta, a meno che non sia inteso come questo. Allora, spacchiamo le prime casse. Melina. Una mela che sembra un misto tra una mela e un'arancia adesso. Il salto non ti convinceva. Perché Jenna? Perché aveva la... Allora, abbiamo preso un potenziamento. Rallenta tempo con R2 o triangolo. Vabbè. Non so se... Sì, è una cosa che possiamo fare sempre. Beh, questa è una figata assurda. Ah, ok, perché quelli hanno un tempo, quindi... Ok, ma il salto mi sembra normale. Diciamo che questo... Mamma mia, scivolosissimo. Beh, lui fa troppo ridere comunque così, guardate.
Il salto sì, stona un po' quel... Come sei riuscito a scaricare la demo? Ah, ciao Kawabudo. Praticamente ci ha dato il codice Activision, come spiegavo prima. The demo is not out yet, but we got a call from Activision. Io sono un redattore di Push Button e la live è per Push Button. Va live sia su Facebook, sul loro profilo, che sul mio canale. Comunque, l'allento del tempo, via. Abbiamo... Cosa abbiamo? Ah, solo dei bonus, ok, va bene. Scivoloso al massimo. Allora, questa cosa del tempo mi piace. Tac tac, è fatta bene. Lui è buffo, che fa morire. La telecamera che si può muovere è carina, aiuta, dà quel senso di ho un minimo di controllo. Non ho preso quella, voglio prendere tutte. Perfetto. Comunque per pare proprio che Activision sia ripreso dopo i vari remake. Ah, non ti piaceva l'animazione del salto. Fammela rivedere. Che cosa c'è che non va? La capriola la facevano? Vabbè. Un po' di te. È estremamente scivoloso, non ne avete idea. Mi sono fatto prendere dal panico. Ti torna l'invisibile. Eccolo. Quindi proviamo a rallentare il tempo anche qui adesso. Vabbè, sono solo mele. Bang. Devo ammettere che questo ghiaccio è troppo scivoloso. È veramente scivoloso. Ecco. È veramente scivoloso. Va bene, dai. Continuiamo. Proveremo tutti e tre i livelli. E... Bellissimo qui come lui vola via a rallenti. Proveremo tutti e tre i livelli. Questo c'è il doppio salto. Aspettate, rifacciamo. C'era anche negli altri Crash, non mi ricordo più. Eppure ho appena rigiocato alla Master, la remake. Ha! Fermi tutti! Quante mele ho? Poche. Due vite rimaste già. Qui lasciamo perdere, cerchiamo di andare avanti. Si scivola, non si scivola, checkpoint. Oh. Allora, questo qui è un pescatore che mi lancia. Allora, ti uccide subito. Quindi questa non è come la maschera che ti dà un bonus, proprio la devi avere. Mamma mia. Vediamo se si può fare anche senza, sì. Quello lì cadrà. Quindi devo regolare un attimo il rallenti del tempo quando vanno su. Eh no, ha rallentato troppo. No, non è carino, è figo. Proprio bello. No. Adesso sì che mi piace. C'è la TNT qua. Andiamola a esplodere. No, però ho perso tutto. Hi, Suplexity. No, the demo is not out. This is just the code. And we got the call from Activision, so
you guys can't access it yet, but oh, mamma mia. Perché la demo a me non la fa provare? Non credo che chi ha preordinato il gioco abbia la demo. Questo è un codice che ci è stato dato. Probabilmente the 16, depending on what time the demo is gonna be out. Grazie del follower. Aiuto. I'm talking about. Che succede? Che succede? La demo non doveva uscire oggi. Allora, sinceramente non so l'orario della demo. Io so solo che ho ricevuto il codice da Activision e l'ho scaricata. Portate pazienza, intanto ve la faccio vedere io. E poi probabilmente, che ore sono adesso? Perché poi io sono in Australia, quindi noi siamo nel futuro. C'è anche questo fatto che può incidere, aiuto. Comunque, mi sembra piuttosto difficile. Sicuramente questo è un livello. Poi in più sono distratto da mille domande. Allora, sono io, Manuel. Ok, ciao Manuel. It's nearly the 17th. Ok, adesso mi avete messo troppa curiosità. Let me Google when the demo is gonna be out. Let me check. Ok, yeah, the 16th should be public. Ok. I accept, blah blah blah. Two level from upcoming platform game when the demo launches on September 16. Sadly, however, Crash Bandicoot 4 demo isn't available to everybody. If you want to download the game and play the demo. Okay, so you need the pre-order. Pretty much only who pre-ordered the game can download the demo. And basically, plus you need to wait until your local time is actually. So if in New Zealand it's almost like the 17 because we are in the future. So we need to wait for America. Normally it's America. They're counting on America or something. Europe or America. Ooh. And then Australia and New Zealand. Najamado. Ragazzi. Ah, ma questi non avevo visto che. Ecco. Addio. Stai lì, bella. Ok, mi sono concentrato un attimo per provare ad andare avanti. Perché. Ok, finisce e si trasforma nella mascherina. In America sono le 4 di notte. Sì, però sono le 4 di notte del 16, quindi il 16 è appena iniziato. Fatemi vedere un attimo. Sì. È appena iniziato il 16, quindi devono aspettare magari che la gente. Di solito aspettano che si svegli un po' di gente, poi. Attivino. Ok, vedete. Oh, alle 10 di mattina ora a Los Angeles. Quindi. Oggi è il 16 in Australia, quindi in America è il 16 mattina. Quindi appena sarà ora di pranzo, come dice Manuel, alle 10, rilasceranno. Aspetta, mi riguardo un attimo i vostri commenti. 6 more hours. Yeah, I pre-order. Oh, mia. Ok, anyway, give me an impression of what you actually seen.
un po' lo scrivo. Alright, this is the magic level. Ragazzi, ci siamo. Ancora. I'm talking about! Allora, vabbè, io lo uso. E la madonna. Fermi tutti. Questo. Questo genera delle casse lì. Lassù c'è una mela d'oro. Però queste non le genero più. Quelle le genero da lì. Così, ok. Carne, sangue freddo. Tac, tac. Tac. No, niente. Oh, ma sto ghiaccio, oh, è scivoloso. Thank you, super suplexity. Suplexity. Allora. Calmi tutti. Facciamo così. Rallentiamo. Mamma mia, non so neanche come ho fatto. Allora, adesso. Ah, forse c'è da fare il salto. Mamma mia. Cioè, ho mancato tutte le casse, però. Non so cosa ho fatto, ragazzi. Ho premuto un po' di roba, ho perso la mascherina. Come si scarica la demo? Ciao, Crash Trilogy. Allora, la demo si scarica se hai preordinato il gioco. E tra poche ore, perché ancora non è disponibile. Questa demo, io ho avuto l'accesso grazie al codice che ci ha dato Activision, siccome la live che sto facendo è per Push Button, che è un sito videogiochi che puoi seguire su Facebook, e presto anche online quando il sito sarà pronto. Lo riscrivo qui, Push Button, e oggi vedremo tutti i livelli che ci sono di questa demo. Tac. Un bel po' di meline. Ok, si prosegue. Adesso c'è un po' di verticalità. Oddio. Oddio. Non posso più rallentare il tempo. Sono fottuto. Devo tornare di qua. Torno giù, torno giù, torno giù. Allora, come dicevo, si può muovere un po' la telecamera con l'analogico destro. Questo è ottimo. C'è il doppio salto, c'è quell'indicatore. Secondo me si può, perché all'inizio del gioco ti dava la modalità di gioco prescelta, e con quadrato potevi scegliere tra moderna e retro. Quindi probabilmente, se scelgo retro, io ho lasciato moderna per vedere com'era. Se scelgo retro, può essere che si possa togliere. E ad ogni modo ho trovato questo livello piuttosto impegnativo, quindi sicuramente non è uno degli iniziali. Sì, rovina un po' l'estetica. Hey Solid, how are you? I'm good. Long time no see you. Rovina un po' l'estetica, aiuta però chi magari ha bisogno di un aiuto, anche se in realtà non è che c'hai molto tempo per aggiustare il salto. Il gameplay mi piace un botto, molto, cioè ricorda un sacco Crash, è fluido, anche pad alla mano con l'analogico mi trovo bene, il fatto che hai un po' di libertà con la telecamera ci sta, così rallento il tempo, ho preso questa sorta di armatura spaziale, e poi c'è, vabbè, il classico tasto che richiama la, e poi c'è la camminata bassa, penso che poi sì, puoi fare anche la scivolata. Allora, la demo l'ho ricevuta perché Activision ci ha dato un codice, ok, siccome questa live è per Push Button, ok, qui la rallentiamo. Yeah, nice to see you Solid, what do you think about Crash Bandicoot?
siccome ci hanno dato il codice per la demo, ce l'abbiamo avuto un po' in anticipo. Tutto qui. Ora vediamo se... Mamma mia. Che ansia. Ok, Manuel ci fa chiarire, ci dà un chiarimento sulla situazione demo. Allora, la demo per chi ha preordinato il gioco esce alle 18 italiana. Noi l'abbiamo ricevuta grazie a Activision che ci ha dato il codice e ve la stiamo mostrando in anteprima con le mie abilità. Allora, intanto vorrei fare una cosa, siccome la canzone del buon Manuel non ci serve più, la tolgo. Sui è Fall Guys, esatto, io ci ho giocato tra l'altro ieri per la prima volta e non sai quante santi ho fatto cadere. Allora, R2 attiva la stessa, attiva sempre la il rallenty, che dovete stare attenti perché qui finisce e io come ci arrivo lassù? Vado giù con loro. Come ci arrivo lassù, ragazzi? Questa è una nuova meccanica e quindi... Allora, finché sono due... Ah, anzi, anche con due. Ah, sapete cosa? Devo attivarlo, non all'inizio, ma quando sono a metà. Quindi il primo salto lo faccio... Oddio. Il primo salto lo devo fare da solo. Maybe. No. Come caspita faccio? È impossibile! Allora, abbiamo un problema. Ok. Alright, ok, la questione di tempismo ce l'abbiamo fatta. Checkpoint. Oh. La grafica è anche molto molto bella. Crash è proprio crash, ci sta un botto. Qui siamo su un ghiaccio stabile. Questo non mi sembra stabile. Qui c'è il fuoco. Cos'è quella roba lì? Ah, si possono rompere anche questi qui. Vediamo se c'è la panciata. Ora saltiamo su quello che non si distrugge. Poi dove devo andare? Non lo so. Penso di là. Panciata, bam! Però così mi preghi. Allora, in questi salti qui, quel cerchio lì aiuta, devo essere sincero. Ok. Ah, ma allora è là il segreto. Mannaggia. Ok, Manuel, please answer this guy. Ok, depending on the area that you live. If you live in America, I heard around 10 a.m. You're from Australia? Ok, so you're from my same country actually. Nice to meet you, Xena.
So I got it because Activision give us the code. Oops. So you're probably gonna see it later tonight, or actually maybe even tomorrow. Because Australia, since we are in the future, we're gonna receive everything after. Everything for one apple. So 6 hours from now, it's pretty much 8 p.m. So you're either not gonna go to sleep or you're just gonna enjoy it tomorrow. Ooh. Mamma mia, questo è figo, questa è una cosa figa. Nice to meet you, Xeno, anyway. My name is Alessandro, or Alex. Where about in Australia are you from? Mannaggia. Difficilissimo. Leonardo, se volevi un bel platform, eccoti accontentato, perché questo quella non la prendo, pazienza. Checkpoint. Bomba. Bomba, 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 bomba. Orrego. Veramente difficile, oh, poi non sappiamo che tipo di livello, a che stato avanzato del gioco ci hanno fatto provare questo livello. Comunque, di sicuro non è l'inizio, a meno, spero. O magari sono scarsissimo io, eh. Esatto, un crash poi. I'm talking about. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un follow se vi piace, se vi va, e anche di seguire il push button su Facebook. Modalità tempo mette un'ansia. Mette un'ansia. Fai di panciata. E vai così. Che campione. Allora, non abbiamo più. Sotis. I don't know what you're saying, actually. No sure, buddy. Allora, quella roba lì mi puzza. Qui si fuma la pipa, vabbè, proviamo il doppio salto e vediamo cosa succede. No, scazzato di brutto. No, promosso a pieni voti, Gennaro, proprio mani basse, questo è un acquisto sicuro. Proprio claro. Ma comunque avevo visto un'altra piattaforma che stava piano piano arrivando. Chissà se... Sì, c'è qualcosa. 18 vite. Ma come faccio ad avere 18 vite?
beh, il gennarino. Ma il motivo dei... Ecco, vorrei aprire un dibattito sui pre-order. Un leggero piccolo dibattito. Il motivo del pre-order è perché ti ha dato un vantaggio a livello... che ne so, che potevi provare la demo, l'hai preordinato per quello o... Quale motivo? Aiuto! Vabbè, stiamo impazzendo qua. Spiegatemi sta cosa dei pre-order, perché qui in Australia non c'è mai il rischio che ti ritrovi la scorta esaurita. Demo ce l'hai solo con il pre-order digitale. Ok, fin lì ci sta. Dico, tu l'hai preordinato perché c'era la demo? O... Ah, il pre-order era solo col digitale, ok. Beh sì, in effetti, è ovvio. Sono io che preordino se un gioco mi piace. Ok. Preordini non perché hai paura che non lo trovi, però. Semplicemente così. Per avere... il fatto tuo personale. Un'altra cosa che non ho mai capito sono i preordini digitali. Cioè, il vantaggio che ti danno è che te lo puoi scaricare un po' prima. Mamma mia, questo ghiaccio, che ansia. Ah, ok. Qua si rompe il day one, amico mio, eh? Allora, dobbiamo andare di là. Bella questo che ti fa vedere, vedete? Spostando a sinistra c'è la nostra strada, lassù. Quindi noi adesso saltiamo qui sulla barchetta, sul ghiaccio scivoloso, sulla barca e... Mamma mia. No, l'ho distrutto. Che campione e che coglione. Qui c'è un bonus. Anche per vedere con delle cose... H, tieni tutto sotto controllo. Io ho preso The Last of Us 2 settimane fa, tranquillo ritardo. Mamma mia. E mamma mia, di nuovo. E devo recuperare ancora Ghost o sushi, ma lì il sushi, il gioco del sushi, la fetta sushi. Quindi ho un po' di robetta arretrata. Oh, finito il livello. Questa roba qui, questa esplosione di scena delle casse, immagino. Ah, guardate, qui è figo. Se continuate contento di rifarlo, non c'ho voglia. Di rifarlo, no, no, no. Ok, abbiamo fatto isolati dalla neve. Proviamo adesso con lo stile retro. Scatto del dinosauro. Qua secondo me c'è l'inseguimento. Ho questo presupposto. Perché ho detto questo presupposto, questo presentimento? Vabbè. Il seguimento del T-Rex. Caricamenti un po' lunghi, Ho crashato il gioco. Ah. Allora, abbiamo un Crash che si guarda intorno, c'era un iPad ai suoi piedi, per un attimo ho visto. Allora,
Per il momento non c'è l'inseguimento. Allora il cerchio c'è ancora. Vediamo se abbiamo le opzioni. No. La telecamera la muovo lo stesso, quindi questa modalità retro, che cosa ha cambiato? Qualcuno si è accorto di qualcosa? Addirittura anche i nemici hanno quel cerchio lì sotto, quello lì proprio non ci sta. Devo dirla tutta. Là c'è un dinosauro intanto. Oh, oh. Ah, si può stare fermi un secondo che... Ah, dice che è cambiato lui? Non saprei. Cioè, non ci ho fatto tanta attenzione. A me sembra uguale, però... Possiamo fare subito un... Allora, guardiamolo un attimo bene. C'ha il crestino, i pantaloncini, i guantini. Facciamo subito un test. Non esci. Mi aspettavo che... Allora, modalità moderna adesso, scatto del dinosauro. Sinceramente mi aspettavo che quello lì facesse sparire... gli aiuti, diciamo. Ivan, ciao. Benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Siamo... Forse... anche io ho pensato che sparissero gli aiuti, ma in realtà no, perché prima ho messo la retro e stavano ancora lì. Il look di Crash uguale. Comunque non so, c'era un iPad sotto i piedi, questo giro. Il look di Crash uguale. Chissà. C'è da investigare su questa modalità retro e classica. Gennaro, quando è che esce ufficialmente il gioco? Vabbè, però. Una vita, caspita. ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo. Bisogna che finisca un po' di arretrati. Sono rimesso a fare Dark Souls Remaster, non proprio prima partita. Ah, ma qui siamo un spagnolo. Speak Spanish. Do you speak English? Because I don't speak Spanish. No habla español. Just I can comprendo a bit. If you understand Italian or Spanish or English, better. Anyway, yeah, it's a primera partida. Bam. This is the demo though. So yeah, in Spanish. I said that it's your first game. Yeah. Yeah, it's my first game, but it's the demo. Mannaggia me. It's not the full game. Full game is coming out, as Gennaro said, on the 4th of October. This is the second level that we can play. But I'm not very good, actually. And also I'm not paying attention to the game, but I'm paying attention to you guys. So this is the second level. We just beat the first one, which was a snow one, very difficult with the ice and stuff, very
challenging, and plus we find out the first new feature, which is an armor that you can use to stop time and make it slower. Okay guys, let's try one more time. Se mi concentro vedete ce la faccio, non sono mica rincoglionito. Allora questa ha ruttato pure. Questi aiuti dovrebbero proprio aiutare in questo tipo di salto, però come dicevo prima sono abbastanza inutili perché è già troppo tardi quando voi decidete di aggiustarlo. Aggiustare il tiro, diciamo. Questo non so se sì. Si possono. Ok, c'è un nuovo potere lì. Potere che è? Allora, sotto e sopra, praticamente. Così abbiamo. Vediamo se possiamo fare. Prendere tutto. Penso di sì. Esatto. Il melone. E via. Oddio. Pada alla mano è molto più fluido, ecco, se devo riassumerlo mi sembra molto fluido, anche il fatto che proprio con un leggero tocco si riesce a controllare Crash, mi dà proprio l'impressione di essere fluido, reattivo. E anche questa mobilità della telecamera mi piace. Ah, guardate qua, anche questi funghetti. Allora, quindi qui, vedete, se io attivo i funghetti, là mi bloccano la strada. Però, quindi con un gioco di questo tipo. Oddio. Non so proprio più cosa fare. Ho visto ci sono anche dei delle casse sotto, quindi secondo me si può anche andare sotto. Eh sì. Oh. Allora con cerchio si va sotto. Calmi tutti. Giù. Oddio. Allora c'è l'inseguimento. Denaro. C'è l'inseguimento. Cambiate la musica, sentite. Oddio. Eccolo. Ah no. Facile, dai. Facile, facile.
primo, perché probabilmente sarà diviso anche qui l'inseguimento in più parti. I livelli penso siano lunghi. Ma il primo che ho fatto era piuttosto lungo. Ovviamente, come ho detto prima, è probabile anche che siamo già in stato avanzato qui. Allora qui... Oh mamma mia, cosa ho fatto? Ho fatto una cazzata, lo sapevo. Qui è utile quell'indicatore, quell'aiuto, che ti fa vedere esattamente dove stai cadendo e lo vedi bene perché sei di profilo. Vedi bene quando fai la cazzata, come adesso. Nella sezione, diciamo, in profondità, invece, non so quanto sia utile. Vai. Sono rimasti 5. 100 livelli non credo siano tutti lunghi. Sì, probabile. Molto probabile. 100 livelli mi gusta la cosa. Sarà un bel gioco lungo allora. Tra l'altro ho finito da poco l'1 della remaster, del remake. Mamma mia. Guardate che bei dinosaurini. Che pressione quel gioco. Ok, come si attivano questi? Scivolata. Proviamo la scivolata, vai. Ma guardati te. Ah, li attivo qua. No, non li attivo più. Gennaro, cosa ho sbagliato? Ah, adesso è là. Ma dai, ma come si fa a fare sti errori? Come si fa? Non ero esploso prima. Non ero mica esploso prima. Forse ci ho dato una spinnata troppo prolungata. Yeah. Devo dare giusto la sfioratina. Ok. No, facciamo cazzate. No, il potere non ce l'ho più. Mamma mia, ma perché c'è sta tensione ogni volta? La madonna. Che la cazzata dietro l'angolo. Comunque si può usare anche il pad, il digitale. Lo sto usando in questo momento, ovviamente non si può andare piano piano, eccetera. Comunque lascerei il bonus sospeso. Io da dove venivo? No, venivo da lì. Vai, dinosaur.
adesso c'è proprio un inseguimento con tutta la famiglia dei triceratopi. Qui il salto è riuscito a no. Ciao Bandicore. No, non è ancora uscita. E per chi ha preordinato il gioco in digitale uscirà verso le 18, se ho capito bene. Comunque ve la stiamo facendo vedere in anteprima grazie al codice che ci ha dato Activision. Io sono Alessandro e sono live per Push Button, nuovo sito di videogiochi che, ecco, vedi, parlare, tac, che puoi andare a controllare su Facebook prima che sia rilasciato anche il sito ufficiale, poi a breve ormai mi pare, Gennaro, no? Calmi tutti, non posso leggervi. Ma cos'è quella roba lì? Attenzione, mangiato vivo. Mangiato vivo dal T-Rex. Comunque benvenuto sul canale. E lasciate un follow se vi piace quello che vedete, insomma, se... Perché comunque le live saranno costanti. Allora, quella roba lì che fa, sono dei, tipo dei funghi allucinogeni o una roba del genere. No! Inizio ottobre ci saremo, sì, infatti. Vedete come conferma il buon Gennaro, inizio ottobre. Il sito dovrebbe prendere vita. Frattempo, come diceva sempre buon Gennaro, siamo nella seconda parte dell'inseguimento. Perché? Via. No, mi viene da saltare, ma lì devo scivolare. Ok. Cazzo, tutte le volte non ha un gran senso della profondità. Comunque sì, confermo, ci siamo davvero, finalmente abbiamo un platform come si deve. Secondo me il remake era un test per vedere un po' anche la reazione del pubblico. No! È scivolata, salto, doppio salto, distrutto, esplosione. Non è facile, ragazzi, no? Effettivamente, comunque, non potevano mica mettere due livelli che si finivano in un minuto. Essendo una demo, hanno deciso giustamente di mettere qualcosa di minimo impegnativo. Non siamo ancora riusciti a scoprire cosa significhi modalità retro versus modalità. Sto morendo, lo sento. Quanto mi piace farlo camminare così da figo, con quell'espressione un po'... Ah, ma non avevo visto che era un TNT. Quell'espressione un po' da... annebbiato. Non ho ancora visto l'invincibilità Urdega.
Ehi, ehi. Aspetta. Ah, qua ci abbassiamo e camminiamo. Com'è la situazione? Aspetta, oh. C'è un problema di... problema gravissimo qua. A parte che c'è ancora un simbolo lì, vabbè. O salto, sì, devo saltare. Sì, devo saltarlo. Ok. Lo salterò. No. Doppio salto e passo oltre. Non ha funzionato. Non so se salto male e quindi ci sono troppo vicino. Ah, aspetta. Mi ricordo che c'era anche scivolata e salto. No. C'era un modo per fare un salto più... Sto facendo un po' di pratica, eh. Mi ricordo che c'era il modo scivolata e poi il salto al momento giusto, non faceva un salto più potente? Mi pare di sì, però non lo riesco a fare. Dici così? Yeah, ok. Proviamo. Eh no. È andato su, però sembra che non passi. Riproviamo. No. Secondo me non salta, non ce la fa. Allora provo, sai cosa provo? Una scivolata. Una scivolata sotto. Magari non cade. Mamma mia, cosa hai fatto? Sono saltato troppo presto, quindi mi sono inzuccato. Via. Ah, e poi è una sequenza lunga che diventa sempre più difficile. Massa della Madonna. No, vabbè, questa mossa da stupido. Me l'ho salvato in qualche modo e poi ho rovinato tutto. Perlomeno non so come mai ho vite all'infinito qui. Più muoio più ho vite. Devo capire il sistema delle vite perché... Uno, due, tre, quattro. Cazzata fatta. Uno, due, tre. Addio. Allora, a parte che io vedo 400, ah, più prendi mele più avanza. Poi c'ho 27 teschi. A meno che la modalità moderna e retro non abbia a che fare con questo, col sistema delle vite. Ancora no. Aiuto. Sto malissimo.
faccio. Vedete che sono morto e adesso ne ho 28. Ah, quello è il numero di morti. Quel teschio lì significa quante volte siete morti. Quindi non hai le vite. Ok, non ci sono le vite, quindi sono vite infinite, però vi conta quante volte morite. Probabilmente alla fine vi darà punteggio in base a quello. È caduto, è morto. Abbiamo completato anche questo. Continuiamo. Ce n'era un terzo, ma non so se è un livello, perché nella news che leggevo prima parlava di due livelli. Un naufragio è capitato. Comunque, vorrei provare una cosa prima di andare all'ultimo, mettendo retro e ricaricando il primo livello. Così per chi si è collegato ora ci diamo un'altra occhiata. E vedere se questa cosa di retro e moderno ha a che vedere con il sistema di vite. Crash Bandicoot. Va bene, saltiamo. Sì, vedete? Ah no, aspetta. 4 più teschi, forse è uguale anche qui. Praticamente morendo da 3 a 1, 2 a 2, 1 a 3, cioè no, 1 a 4. Adesso ho 0 vite, però ok. Quindi ti dà il game over con la modalità retro, mentre con la modalità moderna, proviamo un attimo qui, ti conta solo le morti. Andrà poi da capire a cosa serviranno queste morti e se ci sarà un modo per toglierle, per ridurle. 100 livelli, modalità moderna, e prevedo almeno 1 milione di morti, 1000 morti. Sì, i caricamenti sono pesantini. Un po' sorpresa. E qui siamo a zero, sì, avevi ragione tu. Ok, possiamo. Dimensioni EG Plus, 88 milioni di anni prima di CB. Ah sì, ti fanno proprio sentire una merda mettendo le morti. Secondo me è quello il messaggio. Perché nei vecchi Crash comunque tu avevi le vite, sì, ne perdevi un botto, ma non sapevi quante volte sei morto. Sai che questo è un altro livello del ghiaccio e la cosa non mi piace. Come farti sentire una merda? Metti il numero di morti. Pensa se lo mettevano in Dark Souls. Ah, forse ha messo un boss. I Bandicoot stanno per arrivare. Come? Devo raggiungere il posto. Addirittura.
Oh, guarda che bello l'effetto, si spara la schiena. Il grande Cortex. Hey Azard. So basically we got a code from Activision directly to download the demo a little earlier. Otherwise you need to wait until is released for those one who has pre-ordered the game digitally on the store. Allora, lui non ha il doppio salto. C'ha la testata. Potente e lo sparo. Però mi so già che faccio, salto e testata. Sì. Salto e testata. L'animazione che rimane un po' sospesa in aria fa troppo ridere. Adesso fa troppo ridere. Vabbè, vediamolo un attimo. Gli dà giusto il tempo di aggiustare la caduta. Sto pennuto mi fa volare più lassù. Lui va all'inferno, non come noi. Come ci arrivo lassù? No. Cazzo. Cambia tutto il gameplay, eh? Voglio provare una cosa. Ah, si può fare anche la testata verso di noi e verso il fondo. Mannaggia. Sì, adesso lo sparo. Capito, però lui non ha il doppio salto, non c'è un modo per farlo saltare di più sto pelato, senza offesa per i pelati. Allora, ma vediamo se becco. Quindi posso trasformare anche questo. Ora cosa faccio? Ah, vorrei vedere. Ah, aspetta, se io lo ritrasformo. Che cos'è? È gommoso! No, vabbè, ma sto malissimo. È un terzo sparo, torna normale. Quindi lo gommizzo. No, vabbè, ma che gioco ha fatto, vecchio. Gommizzato e testata. Spara noi. Vabbè, giù c'era della roba, ma pazienza. Non si dà, andiamo a vedere. I nemici diventano parte.
del gameplay adesso. Proviamo l'estuggine. Arriverò. Lo metto gommoso già. Mamma mia, che senti gelato. Rallegra il palato con il Bandicoot stufato. Ma no, vabbè. Ma no, vabbè, basta, me ne vado. Diventa Cortex. Oh la madonna. Ti dà quel secondino, proprio secondino per... aggiustare la caduta, eh. La mossa era quella, però mamma mia, ma che fuori classe! Tanto era impossibile che esplodevo. Ho appena detto fuori classe. Ta-ra-ta-ta. Scusate un attimo. Ok. Aspetta, cos'è che dici? Ah, dici di saltare. Ma secondo me non ci arriva lì. Perché questo mongoloide fa proprio dei salti. Sono distratto. Ho proprio dei salti... Ah, sono ancora vivo! Ehi! Hey, hey. Vedi, lì non ci arrivo. Ah, tu dici... ma poi se arrivo a sinistra dove vado, no? Cioè, se vado su, poi a sinistra, sono bloccato. I think. E voilà. Ancora qualche passo e diventerete Bandicoot. No. Cambio in diretta. Bruciato subito. Ma sbaglio, qui è il livello di prima. Ti fa vedere cosa è successo. Io mi ricordo di averla già fatta sta sezione. L'avevo anche odiata. Adesso ce ne sono tre, sì. Praticamente ti fa vedere un retroscena. Bella come idea. Un po' meno per me, perché questa qui è la parte più difficile di tutto il livello.
È carina l'idea, però non so quanto possa piacere, perché comunque potrebbe anche un po' stufare dover più farlo. Così, a gratis. You know what I mean? Ci sono delle cose diverse a vedere. Non mi pare ci fosse tutta sta roba su questa piattaforma nella prima spacchiamo tutto. Ragazzi, vorrei finirlo sto livello, però sto diventando veramente pesante. Concentriamoci. Allora, hey, do you play on PS4 or on PS4 Pro? At the moment PS4. Because I only connect the PS4 on Twitch. But I also have a Pro. Aiuto. Questo checkpoint. Manuele, è l'argomento del giorno. Ma vabbè. Ok, buon pranzo. Grazie per la compagnia. Ci sentiamo presto. Tra poco dovrebbe finire anche questo livello. E dopo abbiamo fatto l'intera demo. Minchia, abbiamo fatto anche quasi la cazzata. Ti prego. It's already 16 September everywhere in the world, but the demo is not available yet. Yeah, just a few more hours, Skyler. Like, for 5 hours, I guess. Did you pre-order the game? Mannaggia la miseria. Yesterday, very good. Anyway, if you want my opinion about the game, it's lovely. It's really good. It's really amazing. Activision release contest at 10 a.m. Pacific time, Los Angeles. Example, I have to wait for 3 hours. Yeah, just a little longer. What? Where are you from? Nice to meet you. I'm from Italy, but I live in Australia. If you like, you can follow my channel, and I wouldn't say follow push button because this live is for push button, but push button is an Italian website. So probably you wouldn't understand anything, but I can speak English, so when I go. When I go live, you can talk to me in English and I will reply. Thanks for the follow. So if you have any question, maybe I can answer about this game to you. I'll be happy to do it. This game is hard, that's for sure.
as we said, this section of the game, we already did it because we were playing with Cortex, and Cortex just got here and then you switch to Crash. But we did this section. Well, maybe that's why they say it's only two level, because basically this is the same as before. Ecco. Sapevo che cazzo. Oh, vabbè. Very difficult. Graziato. Salva gente lì che circonda il paletto. Mamma. Sto andando a razzo perché non so. Non lo so neanche perché. Un checkpoint magari. No, no, vabbè. Ah, torna. Torna, bravo, bravo. Allora, due salti e una rotellata. Era una... No, vabbè, sto malissimo. Che recupero ho fatto? Come faccio a vedere quello? La visuale. Adesso! Scherzavo! Mamma mia, che ansia! Sono dimagrito. Questo spacca un sacco di casse. Ok, guys. We beat the game. Well, the game, the demo. Cosa ne pensate? Dai, fatemi, facciamo due chiacchiere adesso. Let's talk. Let's talk. Che ne pensate? Vi fionderete a prenderla al day one? L'avete già prenotato e siete contenti del vostro pre-order? Comunque ricordiamo, fra qualche ora sarà disponibile per tutti coloro che lo hanno preordinato, quindi lo potrete testare con mano. Personalmente, per me è un thumbs up. Sicuramente un gioco di fiocchi. Se devo proprio guardare il pelo nell'uovo, i due piccolissimi capricci che posso fare sono: uno, i caricamenti leggermente lunghi per un gioco del genere, e quegli aiuti che al momento non ci è dato sapere se si possono rimuovere, gli aiuti visivi quando Crash salta. Sono un po' antiestetici, sono un po' bruttini da vedere. Quindi, hey Raisin, the demo is not out yet. A lot of people have been asking the same question, but I guess you just connected. So the demo is not out yet, but we got a code
the redeem from Activision, so we could have played in advance, because as I said, I collaborate with an Italian website that review video games. The name is Push Button, and so we could have received the code a little bit earlier, but it's gonna be out very soon. Where are you from? Also, nice nickname. You want to see a little bit of the demo if you just connect? Because I guess you just joined the channel, or you just... Ah, quando cambio livello c'è un piccolo flash. Tac, tac. Pad alla mano, ripeto, molto fluido, buonissime sensazioni. Questi livelli sono stati piuttosto competitivi, piuttosto challenging, almeno per me. E, penso sia un bene. Non c'è più il sistema, cioè c'è ancora, ma nella modalità moderna, vedete il stile di gioco moderno o retro, nella modalità moderna abbiamo scoperto che le vite sono infinite, non c'è game over, però ti conteggia il numero delle morti, quindi come dicevamo prima si farà una strage di morti, mentre nella modalità retro ti conteggia il numero di morti, ma quando esaurisci le vite vai in game over. Guys, let me know what you think about the game. Leave a follow if you like the live today, because I'll be streaming again, so this is your support. Otherwise, I think we can wrap it here. Per gli italiani, ciao! Allora, la demo si scarica se hai fatto il pre-order del gioco. Il discorso è che noi di Push Button l'abbiamo ricevuta tramite codice da Activision, quindi diciamo abbiamo una pre-release della demo. Però sì, tra mi pare 5 orette circa dovrebbe essere disponibile sullo store per coloro che hanno effettuato il preordine del digitale. Se vuoi vedere qualche immagine della demo, sarò più che contento di farti vedere un paio di livelli, perché la live sta per finire, diciamo, abbiamo già giocato tutti e tre i livelli. Posso darti una piccola dimostrazione di com'è il gioco, se vuoi. Se vuoi puoi anche lasciare un follow, un bel follow per me e per Push Button. Push Button li trovi su Facebook, nuovo sito di videogiochi che verrà lanciato verso ottobre, per ora c'è la pagina Facebook. Comunque, io sono Alessandro e vivo a Sydney, quindi ci sono un po' di fusi orari da far combaciare, ma ci sta. Tra l'altro ricordo l'appuntamento di stasera, ora italiana, alle 22 saremo live per seguire l'evento PS5, dove annunceranno sicuramente la data e molto probabilmente anche il prezzo della console. Comunque dicevo che a mio parere promossa a pieni voti questa demo, quindi se avete prenotato il gioco state certi che avete fatto bene. Se non l'avete prenotato, vi consiglio di prenotarlo.
a questo punto, o comunque di comprare al day one. Merita, merita, merita. Albe, hai qualche altra domanda? Tutto a posto? Sembra di no. Che vogliamo fare, ragazzuoli? Che volete fare? Se non avete domande, io saluterei. Sapete cosa faccio però? Metto la musichetta del buon Manuel. Guardate, guardate come abbassiamo l'audio di gioco. Facciamo questo mixaggio. Che oggi ci è arrivata la nuova canzoncina fatta dal Manu per le nostre live. Devo anche starnutire, dove guardo? Salute. Bene ragazzi, allora niente, domande non ne avete più, il gioco è stato provato, tra poche ore ricordiamo ci sarà per tutti quelli che l'hanno preordinato, e su Push Button faremo la live per l'evento PlayStation, quindi ore 10 ci vediamo live su Push Button. E buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao, ciao Bets. See you guys.